Siamo di nuovo insieme, vi stiamo parlando delle novità Suzuki. Andiamo lì a Sivarcar con Giacomo Iotti e Riccardo Cattani. Non gli piace? Di nuovo buongiorno, eh, non siamo più solamente io e Riccardo ma c'è anche Stefano Ferrari che noi conosciamo già perché è il coordinatore di ripuliamoci.it, gruppo che eh, è già stato nostro ospite, ma che Riccardo ci aveva raccontato nelle puntate precedenti che c'è stato un accordo fra voi, soprattutto all'interno della giornata eh, per la terra. Eh, ci raccontate, ancora facciamo un piccolo sommario su quello che è successo fra Suzuki, fra Sivarcar Suzuki e ripuliamoci? Sì, allora eh, appunto come dicevi tu in occasione della giornata della terra. Qualche giorno prima, ovviamente, Riccardo mi ha contattato sì. e mi ha appunto chiesto di venire qua a trovarlo. Allora io, molto volentieri, con grande sorpresa, sono venuto qui a trovarlo e ci siamo messi a tavolino e mi ha detto: Stefano, di cosa avete bisogno? E lui allora ha detto: Guarda, noi adesso abbiamo bisogno di materiali di un certo tipo. Lui si è messo a disposizione e ci è voluto un po' di tempo perché, adesso, come diceva prima, non è un problema solo dell'automobile avere le automobili in casa, ma anche i materiali che utilizziamo noi per la raccolta, purtroppo ci vuole del tempo. Ci è voluto un po' di tempo. Ma il materiale è arrivato. Finalmente siamo venuti a, a suggellare questo nostro diciamo, inizio di rapporto. E Riccardo, che cos'è che vi ha mosso eh, in questa collaborazione con Ripuliamoci? Allora, più che accordo, si è intesa, perché comunque veramente noi, diciamo così, è una. La parte ecologica nostra personale di Suzuki, il fatto che per la giornata della terra Suzuki organizza a livello mondo tutti i concessionari a muoversi diciamo, in un'iniziativa del genere, era un momento particolare nel senso che non si poteva fare una grossa iniziativa, se no veramente l'avremmo potuta anche organizzare sì. diversamente e quindi beh, dai facciamo una raccolta in zona ci facciamo comunque eh, io ho coinvolto addirittura la famiglia perché anche lì non si poteva <ride> fare diversamente certo. e quindi ho detto beh dai iniziamo un progetto insieme sì. e appunto diciamo una promessa di materiali appunto ci aveva avuto un pochettino di tempo perché comunque è successo già da un paio di mesi e la roba è arrivata e oggi siamo qua a fare una a consegna, non solo simbolica ma realistica. Allora io farei così, prima di guardare il materiale, di consegnarlo ufficialmente tramite questo Gini che è perfetto per la consegna perché ha un, eh, un baule incredibile e poi insomma è fatto apposta per trasportare anche materiali eh, in un certo senso. E, mh, Vogliamo ricordare Stefano che cosa fa Ripuliamoci brevemente per chi non lo sapesse. Sì, Ripuliamoci è una so non è un'associazione, è un gruppo di cittadini. Eh, ci siamo ritrovati sui social con quest'idea di cominciare a ripulire la città. Ripulire perché siamo, ci rendiamo conto che mh, un comune non può arrivare dappertutto. E chiaramente ci vuole anche però lo stimolo dei cittadini. Quindi mh, prima di tutto c'è la sensibilizzazione. Stiamo lavorando anche insieme ai bambini con i campi scuola e abbiamo, stiamo concludendo un campo scuola molto importante a Bagnolo, che è la nostra prima esperienza con i bambini. Quindi insomma da lì si vede veramente l'entusiasmo delle nuove generazioni che saranno quelle che guideranno poi il nostro paese il nostro futuro, diciamo. No? E quindi noi abbiamo iniziato così. Ci troviamo sui social, ci diamo appuntamento, adesso ovviamente le raccolte le abbiamo rimandate perché questo caldo è veramente insopportabile e non vorremmo rischiare di trovarci qualcuno che si sente male, quindi abbiamo rimandato alla prima pioggia le prossime raccolte quando le temperature si calmeranno un po'. E noi ci organizziamo lì sui social, abbiamo un sito che è www.ripuliamoci.net dove troviamo tutti gli appuntamenti sia sulla piazza di Reggio ma anche Parma, Modena e Bologna. E quindi insomma questo materiale serve per ripulire la città. Riccardo a te l'onore di aprire il gimni ed eccolo qui il materiale che viene consegnato direttamente nelle mani di Stefano se volete anche avvicinarvi materiale che vediamo è fatto soprattutto di perché sembra una cosa semplice in realtà andare in giro per la città a raccogliere ma questi oggetti sono indispensabili no. per riuscire a fare al meglio il vostro lavoro esattamente queste sono delle pinze che servono appunto per raccogliere i rifiuti da terra quindi per garantire prima di tutto la sicurezza delle persone perché prima di tutto c'è sempre la sicurezza che parte sia dalla zona che scegli ma anche dai materiali che utilizzi quindi guanti per tutti sempre e pinze che servono appunto per raccogliere i rifiuti da terra, quindi evitiamo di gravare sulle schiene già doloranti <ride> e in questo modo abbiamo la sicurezza di raccogliere senza toccare le cose e da qui le prendi e le metti direttamente nel sacchetto. E poi questa so ultra leggera, tra l'altro, che abbiamo per fortuna trovato grazie a un importatore, io ho suggerito a Riccardo questo tipo di importatore, ho detto comprale lì che funzionano, ne abbiamo date via 200 se ne sono rotte solo due di alta qualità vi viene da dire eh sì sì eh, il, il, il connubio diciamo che ci sta anche su queste cose qua meglio diciamo investire su qualcosa di duraturo come può essere anche le nostre Suzuki, un Jimny in maniera assoluta <ride> abbiamo dei mezzi di 30-35 anni che sono ancora in vendita con i libretti che non ci stanno più i passaggi, talmente giri hanno fatto quindi questo eh, su queste qua non faranno tutto questo lavoro qua. ma comunque insomma qualcosina di qualità rimane nel tempo. E poi però Riccardo vedo anche i vostri gadget Suzuki con queste bellissime Maglietta i Love Suzuki e, e i portascarpe. No, speriamo di fare un contento con qualche ragazzino, qualche duno, sicuramente. sicuramente. Beh, anche perché a breve andremo proprio queste pinze in particolare le stavamo aspettando con grande ansia perché abbiamo in programma nella prossima settimana con la di Massimo Montanari e Eugenia di fare una raccolta nel parco del Mauriziano, quindi stavamo aspettando proprio questo materiale per poterlo dare a loro e quindi possiamo iniziare a far lavorare i bambini in sicurezza prima di tutto. E quindi siamo pronti per ripulire la città, per ripulire i campi estivi, per ripulire il nostro mondo grazie a Sibarcar Suzuki e appunto al gruppo Ripuliamoci. Complimenti per l'iniziativa, è bellissimo ed è stato bellissimo raccontarla assieme a voi qui per i nostri ascoltatori eh, in diretta grazie su Telereggio grazie mille grazie. Susanna Telalinea prima di salutarvi volevo fare vedere la maglietta ufficiale di ripuliamoci ce l'abbiamo anche noi e ringraziamo per avercela sì. portata e regalata gialla d'ordinanza sì, diceva Susanna che anche noi in studio abbiamo una maglietta di ripuliamoci perché ce l'avete Ne avete un sacco, io sto ancora aspettando le foto che avevo chiesto ai Banets, mi raccomando, fate le foto, Susanna gli ho dato anche la sua... Anche Facciamo lei. qualcosa di più, ah, le no, mettiamo va. in diretta? Beh, sarebbe bellissimo. Eh, Peccato che qua. non vedo il video adesso che abbiamo perso il segnale, ma me lo riguarda. Sono qui, così. sono qui, i nostri ascoltatori le stanno Grazie. vedendo in questo momento. Grazie mille Susanna. Grazie mille, a presto e complimenti per queste iniziative così importanti anche per tenere pulita la nostra città.